Ben ritrovati a tutti, amici e sostenitori dell'associazione COMIP, Children of Mentally Ill Parents. Vi aggiorniamo un attimo sulle ultime avventure della nostra associazione on the road, perché la nostra associazione non è la classica associazione con lo sportello stanziale in un posto preciso, ma un'associazione che gira l'Italia per sensibilizzare e informare, perché la nostra problematica, cioè quella di chi è figlio come noi, di genitori che hanno o hanno avuto un problema di salute mentale, è un tema molto diffuso ma poco raccontato, anche a causa dello stigma e del fatto che non tutti hanno consapevolezza di malattia e quindi hanno una diagnosi. E del fatto che se sei figlio, magari sei bambino o adolescente, magari non hai la consapevolezza di quello che accade, nessuno magari ti spiega quello che accade, e quindi la consapevolezza ti arriva magari dai 22 anni in su. Quindi noi come associazione abbiamo deciso di iniziare questo lungo percorso che in realtà affonda le radici in un volontariato che io svolgo in Italia dal 2010, l'associazione invece esiste dal novembre 2017, abbiamo deciso quindi di andare noi in cammino per l'Italia e attivare quella sensibilità su questa tematica facendolo in modo nuovo, quindi positivo e proattivo, quindi non da vittime ma come agenti attivi produttori di cambiamento. Il progetto Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va è ancora in corso, abbiamo fatto diverse tappe in giro per l'Italia unendoci ai cammini. Gli ultimi più recenti sono stati quelli fatti con la Rete Nazionale Donne in Cammino a Roma, al Villaggio della Terra, un altro è stato il Festival della Lentezza insieme al Piedibus del Benessere e un altro è stato il Cammino a Molise, oltre ad aver fatto una tappa a Viterbo con Mappa l'Italia. Quello che noi vogliamo fare però è raccontare tutto questo anche attraverso un documentario. Perché? Perché quello che si sprigiona in queste occasioni non è tanto solo il nostro raccontarci, ma quello che scaturisce dopo. L'incontro con i camminatori, in cui possono esserci persone che possono essere familiari loro stesse, possono essere anche persone che svolgono lavori in cui entrano a contatto con queste situazioni, ma anche semplici cittadini che non hanno mai sentito parlare di questo argomento, la magia che si sprigiona, secondo noi, può essere raccontata soltanto attraverso un video documentario. Quindi noi continuiamo a raccogliere fondi con la campagna attiva su gofundme.com/aiutiamo-stefania, a cui vi invitiamo ad aderire se ancora non l'avete fatto, con una piccola donazione che ci aiuterà a raccogliere denaro per poter realizzare un documentario, perché crediamo sia uno strumento potentissimo per far capire a tante persone quanto è importante iniziare a parlare di questo, del fatto di essere figli di genitori affetti da disturbi gravi, come anche schizofrenia, disturbo bipolare, depressione ed altri disturbi, in modo da attivare quelle comunità che attualmente hanno difficoltà, diciamo, ad accogliere queste situazioni per vari motivi, ma anche per rendere ognuno di noi pronto ad affrontare in maniera più serena quello che è il male dell'anima, no? Quello che può essere un male dell'anima. Ci occupiamo molto di tutela dell'ambiente, molti di noi insomma che hanno una sensibilità verso queste tematiche, ma l'ambiente è anche fatto dalle persone che vi abitano ed è parte integrante, quindi le persone portano dentro di sé emozioni positive e negative, spesso gli eventi della vita ti possono travolgere e se non sei attrezzato, se non si fa informazione, non si fa prevenzione fin dalla tenera età, queste cose si tramutano in disturbi più seri e quando diventi genitore ovviamente questo ricade sui tuoi figli. Quindi il nostro lavoro è un lavoro culturale, sociale, che va in sinergia anche con tutte quelle altre realtà specifiche e professionali. Noi lo facciamo dal punto di vista di esperti per esperienza, in tandem, in sinergia con tutte queste altre realtà, perché crediamo che sia un lavoro che deve essere fatto a 360 gradi, altrimenti andiamo a rischiare di lavorare solo quando c'è l'emergenza, quando già il caso è conclamato. Ovviamente si deve lavorare anche su questo, ma noi crediamo tanto anche nel lavorare prima, nella prevenzione, perché da figli abbiamo visto, ricostruendo a posteriori quello che è accaduto, con una nuova consapevolezza che tante cose, se prese in tempo, potevano essere gestite molto meglio e con minori conseguenze sull'intera famiglia e sulla comunità che c'è intorno.
quindi vi invito a veramente a sostenere la campagna su gofammi.com per poterci aiutare a poter creare un documentario. Cerchiamo qualcuno che sappia raccontarci attraverso immagini con lo stesso amore con cui noi facciamo la nostra attività di sensibilizzazione, informazione e sostegno. E vi invito anche a venire numerosi nella squadra di Comip per il cammino che si svolgerà a Roma domenica 22 settembre sulla pagina Facebook Comip-figli genitori con disturbo mentale. Trovate l'evento con le modalità per iscrivervi nella squadra di Comip. Perché dovete iscrivervi alla camminata di 5 km tramite Comip? Perché in questo modo, uno, una parte del ricavato delle iscrizioni andrà a sostegno dei nostri progetti, e due, perché noi vogliamo creare un bel gruppo e camminare insieme portando la bandiera dell'associazione Comip. Questo per mostrare che cos'è essere un figlio di un genitore che soffre un disturbo psichico e cosa concretamente possiamo iniziare a fare per vivere una vita migliore noi e le nostre famiglie. Quindi questo è un appello che vi faccio, perché abbiamo bisogno di incontrarci, conoscerci, e questa può essere un'occasione. E un altro appello che vi faccio è di aiutarci a raccontare quello che facciamo, per trasmettere l'empatia che si sprigiona. Ci sono state delle reazioni forti quando ho fatto l'intervento al Cammina Molise, ad esempio. C'è stata una madre che era lì presente, si è avvicinata a me dopo, alla fine, per condividere con me il suo percorso di persona che ha affrontato la sofferenza psichica personale e delle sue preoccupazioni nei riguardi dei propri figli e del senso di solitudine che ha provato anche riguardo alla comunità intorno e alla propria difficoltà a capire cosa accadeva e trovare le cure giuste. E al termine c'è stato un abbraccio che mi è venuto spontaneo darle, perché lei era, diciamo, poteva essere il genitore di ognuno di noi. E questo dimostra che raccontare queste esperienze, ma anche quello che accade in cammino, perché le persone poi si affiancano, magari mentre sto camminando con il mio zaino, con i miei libri, e condividono con me il proprio punto di vista da operatore, da figlio, da persona magari che ha un amico che ha affrontato questa situazione. Quindi si crea veramente una potenza che, per quanto siano importanti i convegni a cui partecipiamo volentieri, è diverso, e quindi occorrono entrambe le forme di comunicazione. Per cui davvero noi non ci fermiamo, vogliamo continuare a girare l'Italia per attivare quelle risorse già esistenti, attenzionarle a questa problematica e farlo dal punto di vista proprio di comunità che deve accogliere, che deve imparare ad accogliere le proprie e le altrui problematiche di tipo anche emotivo, perché quello che riguarda la nostra salute non si scinde mai da quelle che sono le emozioni. Anche il corpo reagisce alle emozioni, agli stress, ai traumi che la vita ci mette davanti, ed è importante attivare anche una sensibilità al fatto che se si parla di questo non si è fragili, anzi si è molto forti. Chi affronta queste tematiche, queste situazioni, in realtà è una persona molto forte. Quando si vede la fragilità è anche dovuta al carico invisibile che si porta sulle proprie spalle. E un'ultima cosa che mi sento di dirvi è che ci stiamo muovendo passo dopo passo, piano piano, perché molto lavoro si svolge dietro le quinte e voi non lo vedete per ovvi motivi. Ci scrivono da tutta Italia figli di tutte le età e che si rivolgono a noi, magari ed è la prima volta che dicono a qualcuno che il proprio papà è schizofrenico, ha la schizofrenia, o che la propria mamma ha il disturbo bipolare, o magari hanno notato dei sintomi ma non c'è stata mai una diagnosi, perché il proprio genitore non ha mai avuto consapevolezza e non si è mai rivolto a un medico per questo tipo di disturbo. E riceviamo storie molto dolorose che riaprono anche le nostre, quelle che abbiamo e stiamo con fatica superando, con anche la terapia, la psicoterapia e tanto lavoro su noi stessi. Quindi noi procediamo a piccole dosi, perché quando si riaprono queste porte verso questo passato, cioè fa male, e soprattutto ti coglie anche un desiderio di poter fare di più per aiutare tutti questi figli. Ovviamente abbiamo anche bisogno di concretezza e sappiamo che il cammino è molto lungo, e per poter quindi fare al meglio quello che cerchiamo di fare
dobbiamo anche pensare a ricaricarci di energie psicofisiche, di momenti di spensieratezza e di convivialità. E quando ci scrivono dei figli e leggiamo le loro storie, onestamente a volte mi sorprendo, no? Mi dico, cavoli, qualche anno fa stavo in quella stessa situazione, ora va meglio. E fa male perché ti ricordi come stavi e il tuo desiderio, il mio desiderio profondo è davvero che in futuro nessuno debba mai affrontare quel dolore e quelle problematiche in quella solitudine e fare tanta prevenzione davvero. Quindi questo è quello che ci muove, mi sto un po' commuovendo, scusate. E a volte mi dicono, ma come fai, no, a condividere questa tua fragilità? In realtà io non la ritengo affatto una fragilità, per anni l'ho ritenuta tale e mi sono fatta la guerra da sola. E invece adesso, dopo tanto lavoro su me stessa, anche con l'aiuto di professionisti in psicoterapia, e adesso so che questa è una forza incredibile. Quella che si vede sembra fragilità, ma in realtà è il frutto di un percorso lunghissimo e di pesi troppo più grandi dell'età che avevo, ma pesi anche grandi, troppo grandi per i genitori. Quindi, e questo lavoro anche attraverso la società civile e il portare questo in mezzo alla gente serve anche perché creare questa consapevolezza fa sì che un domani ci si possa anche aprire più serenamente ed essere anche capiti. Perché si ha paura di quello che non si conosce. Per cui ecco, c'è questo lavoro parallelo dietro le quinte e quello in mezzo alla gente. E veramente vi ringrazio a tutti, perché grazie a voi, al vostro sostegno, al vostro incoraggiamento, al vostro entrare con empatia e cercare di mettervi nei nostri panni, che ci aiutate a fare la differenza. Ognuno di voi nel proprio piccolo può fare la differenza. Quindi vi mando un grande abbraccio e vi aspetto a Roma il 22 settembre. Se non potrete partecipare, potete ugualmente mandarci il vostro sostegno. Se ci volete mandare anche un messaggio scritto che pensate sia importante, breve, noi possiamo anche stamparlo e portarlo con noi in camminata il 22. Per chi verrà a camminare con noi, indossate qualcosa di viola: una bandana, una maglietta, un cappellino, una borsa, qualcosa di viola, perché è il colore che abbiamo scelto. Vi aspetto.